Ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog! Allora, io sono felicissima perché tra poche ore partiamo per il mare e niente, sono qua a casa da sola perché mio marito è andato a fare un po' di sport. Edoardo è dalla nonna che ce lo tiene un paio d'ore, infatti ne abbiamo approfittato per cena da stamattina, infatti abbiamo pulito casa, abbiamo fatto le valigie, siamo usciti a pranzo. E sono contentissima. E l'unica cosa per cui non sono contenta è che mi è arrivato il ciclo bene. Quindi avrò, lo sapevo, che avrei avuto il ciclo al mare perché non mi ricordo, no, neanche lontanamente di essere stata al mare senza ciclo. Cioè, o mi viene quando sono là, o mi viene prima di partire, o arriva a ridosso alla partenza. Quindi, vabbè, si sa. È arrivato e però vabbè, mi dura poco, 4 giorni, quindi poi starò tutta la vacanza bella tranquilla. Tra l'altro, ragazzi, sono anche contenta perché io il primo giorno di ciclo ho sempre voglia perennemente di cioccolato. Mi sono fatta il budino ed è qua in frigo. Tra l'altro, devo anche svuotare per bene il frigo, alcune cose me le porto, tipo yogurt. Vabbè, qua ho messo le bottigliette d'acqua e poi ho i paletti di ghiaccio da mettere nella termica, assolutamente. Questa è la mia porzione, li ho messi qua nei bicchierini di Ikea, così poi li lavo tranquilla. E questa è un'altra porzione, magari poi la travaso in un contenitore piccolino e la utilizzo per magari la mattinata di domani per Edoardo, magari lo do a lui. E adesso giro la telecamera, vi faccio un po' vedere come mi sono organizzata con le valigie e quant'altro, così magari vi posso dare qualche spunto. E stamattina sono davvero stata contenta perché io e mio marito ci siamo gestiti benissimo. Lui ha pulito casa, l'ho fatto pulire lui perché altrimenti non riuscivamo più a organizzarsi. Io ho fatto tutte le valigie, ho stirato perché avevo tantissima roba da stirare. E poi niente, ho giusto tirato insieme tutto anche perché stanotte abbiamo deciso di partire. Molto scomodamente, però quest'anno va così perché Edoardo comunque è ancora piccolino, ho paura di stare in traffico, dato comunque danno bollino nero sulle autostrade, quindi abbiamo preferito fare questa scelta e infatti partiremo al diciamo secondo biberon di Edoardo. Lui lo prende circa tra le 9 e le 9 e mezza, tira più o meno fino alle 2, poi vuole di nuovo il latte. E quindi così mi tira almeno due orette in macchina perché comunque ci saremo fermati perché sapete che nel seggiolino i bambini non possono stare per più di un'ora, un'ora e mezza, quindi comunque poi faremo una tappa tra le 4, 4 e mezza magari per la merenda in autogrill, insomma lo dovremmo svegliare, magari scegliamo un autogrill dove c'è una zona, magari un'area giochi e poi dopo lo rimettiamo dentro e così facendo magari ci tira un pochino nel viaggio perché ho paura altrimenti per le code e con ornamenti vari magari in giornata farebbe troppo troppo caldo. Comunque adesso giro la telecamera e vi faccio un po' vedere come ci siamo organizzati. Allora, boh, non mi si attiva il flash, comunque vabbè. Ho preso praticamente un ISPAC che poi utilizzerò anche in spiaggia, anche se insieme all'ISPAC utilizzerò una borsa di quelle traforate per il mare, almeno metto dentro tutti i giochi di Edo. All'interno qui ho messo, dato che faremo una settimana in un appartamento, in campeggio, ma in campeggio non abbiamo salviette né lenzuola, ho messo telimare. Due o tre salviette, un accappatoio che useremo entrambi io e mio marito. Tanto mi sono anche portata qua all'interno, che all'interno ci ho messo liquido dei panni, detersivo dei panni, ammorbidente e ace gentile. Poi farò un tappino e andrò a metterlo nell'appartamento, dato che ci siamo già stati per 2 anni consecutivi. So che lì hanno la lavatrice e quindi stiamo via un po', quindi non ho potuto portarmi come al solito tantissime cose per noi, ma qualcosa laverò assolutamente avendo anche un bambino. Qua quindi ho messo telimare, asciugamane, detersivo per la lavatrice e poi ho messo le mie scarpe. Ho portato due sandali, uno beige e uno nero che si abbina più o meno a tutto quello che ho portato. Qua davanti ho la ciotolina per il cane e la corda, quella per legarlo all'ombrellone molto lunga, anche se quest'anno non credo lo porteremo comunque al mare con noi.
Poi, questo invece è il borsone di Edoardo, e ve lo faccio vedere rapidamente. All'interno ci ho messo un po' di pannolini Pampers, anche se ovviamente glieli comprerò poi là, perché sono un po' sprecati i Pampers, essendo che saremo tantissimo tempo in acqua. Delle salviettine Pampers che mi si utilizzerò, credo, per queste 2 settimane. I suoi cambi, accappatoi, poi ho dentro i miei campioncini e i pannolini swimming. E poi invece qua all'interno ho messo alcuni farmaci, tachipirina che è sempre obbligatoria per i bambini, qualche soluzione fisiologica, non si sa mai, per gli occhietti, magari in spiaggia che si irritano, e la melatonina, i cerotti e basta. E poi a parte, ve la faccio vedere dopo, ho la borsa con le sue pappe e biberon, poi vi mostro anche quella. Inserire nella valigia questo telo spiaggia che è grandissimo, che ci serve per posizionarlo sopra i telemare. Questa qui che vi dicevo prima per i suoi giocattolini, che poi vi mostro cosa gli ho portato. Non gli ho portato tanto, però qualcosa gli ho portato. Qua invece c'è la nostra valigia, credo mio e mio marito, di farci stare in porto il phon, perché in appartamento c'è ma in campeggio non c'è, quindi sicuramente il phon. Poi ho disposto qua un po' tutti i miei vari outfit, così ve li faccio vedere. Io credo, come facciano in tante, formo già gli outfit prima di partire, in maniera tale che so cosa mi metto, che giorno lo metto, e ho già un outfit completo, quindi non sto poi, non divento matta in vacanza, cosa mi metto, come lo abbino, eccetera. Allora, partiamo da questo lato, dove ho tutti i copricostumi. Qualcuno lo laverò, infatti ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6 copricostumi, che adesso ve li faccio vedere. Allora, questo è molto carino, è trasparente, infatti lo utilizzerò solo come copricostume, perché poi ho altre cose che invece li posso usare anche come outfit serale, insomma. Questo qua è un vestitino tutto così traforato e lievemente velato, un pochino trasparente, quindi lo utilizzerò solo come copricostume. Questo qua è un vestito lungo che arriva alla caviglia con uno spacchetto laterale, che può essere utilizzato anche come vestito, però poi quando sarò là deciderò se usarlo come copricostume o solo vestito. Questo qua invece, se lo potete trovare ancora da Terranova, dato che l'ho preso quest'anno, è un vestitino però molto scollato sul davanti, quindi lo utilizzerò solo come copricostume. Poi questo invece l'ho preso su Vinted, in un negozietto vintage, mi piace un sacco e può essere usato invece anche come vestitino serale. È un vestitino molto semplice ma molto molto carino, tutto colorato, sapete, quelli fatti un po' così, con lo scollo a V che scende un po' palloncino, molto molto carino. Ho tolto tutto dalla valigia, tanto devo aspettare mio marito. Ho detto registro il video finale prima di partire. Questo invece è un sempre copricostume che avevo preso 2 o 3 anni fa dai cinesi. Si può utilizzare sia con le spalline così, che ha fatto a barchetta, quindi potete togliere le spalline e utilizzarlo. Vi arriva direttamente sulla spalla, mezze maniche, così, che si arriccia in vita. Altro copricostume che invece ho utilizzato proprio solo come una specie di gilet, ecco, mettiamola così, comprato tanti tanti anni fa da Stradivarius, fatto così, proprio insomma, da mettere eventualmente sopra un outfit, ma io lo utilizzo sempre come copricostume, ogni anno me lo ripropongo e mi piace tanto. Un maglioncino nero di Zara, preso anni fa, così se fa una sera fresco o lo posso usare. Un pigiamino, questo è di Terranova, anche questo di quest'anno, che me lo porto. Invece gli outfit serali, che poi ovviamente laverò, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vabbè, non sono tanti, però va bene. Allora, il primo è una maglia con un pantaloncino in jeans, che può essere tranquillamente poi interscambiato, utilizzato magari indumento da spiaggia per la giornata, tipo solo il pantaloncino e il pezzo sopra del costume, esempio. E va bene così. Il pantaloncino in jeans c'è sempre nella mia valigia. Questo è un vestitino serale di Zara che avevo già utilizzato e mi piace tanto, lungo fino alla caviglia, molto elegante, molto carino. Poi ho preso quest'altro camicetta, che è molto
scollata sul davanti. È una camicetta ma a body, vedete? Molto carina, presa sempre su Vinted, nello stesso negozio dove ho preso quel vestito, molto molto carino, l'ho pensata ad abbinare a questi pantaloni sempre color salmone, che ci sta molto bene, e volendo lo posso sempre utilizzare questo poi pantaloncino per di giorno, insomma sopra il costume. Poi ho quest'outfit qua che invece mi piace tantissimo. Questa gonna è una new entry di Calliope. L'ho presa in saldo quest'anno e è molto bella, effetto un po' da drappeggiata così. E l'ho abbinata a questo top con lo scollo a V di Plaza Italia, anche questo ho preso quest'anno. Poi vabbè, un accappatoio, come vi dicevo prima, che pensavo di averlo messo di là, invece no, è di qua. Qua invece non mi ricordo cos'è. Ah sì, tutto il mio intimo. Sì, tutto il mio intimo l'ho messo. Altro outfit è questo new entry, questo top, preso anche lui nello stesso negozietto su Vinted, con una gonnellina di jeans bianca presa da Plaza Italia. Invece questo è un altro outfit che però ha due magliette, nel senso che questa è una new entry, una gonnellina di Calliope nera, e che ho preso anche questa con i saldi. 2 o 3 giorni fa, dov'è il marchio? Eccolo qua, S. L'ho pensata o con questo top monospalla, che è molto molto carino di Tally Welly, o questa magliettina con le maniche a pantaloncino a mezze maniche di Zara. Ovviamente poi queste magliette le posso abbinare a quel pantaloncino e basta, perché a quello non sta bene. Oppure a questa gonna, esempio, fatto così o così, quindi ovviamente tutto poi si può interscambiare. Devo finire, vabbè, il beauty, però è praticamente ultimato. Ho preso tantissime campioncini, in maniera tale da non occupare troppo spazio. Comunque qua c'è tutte le mie creme giorno, acqua micellari, struccanti. Questo è come si chiama? Una maschera di Garnier. Questa qua praticamente l'ho travasata da qui a qui, perché io devo avere un districante al mare, sennò i capelli si conciano in una maniera allucinante. Vabbè, crema contorno occhi, questa spazzola per farmi i capelli quando li asciugo, eccetera. Qua invece ho lasciato qua perché poi domani mattina mi metto almeno il correttore. Comunque, queste qua sono molto comode, queste buste travel size, che le avevo prese da Tiger, mi pare. Comunque tutti i miei trucchi, non ne ho presi tanti, però giusto il necessario: una palettina, due mascara, delle matite, sopracciglia. Questa qua magari, se voglio farmi una base un po' più carina. Poi cosa ho preso? Questo matitone di Brochet Nouveau, che mi piace tanto, una terra, gel sopracciglia per fissarle, una matita marrone, insomma. Ecco, però lo lascio qua magari per domani, così lo sistemo come borsa finale. Però poi devo andare da mia mamma a prendere anche una borsa termica, che lei ne ha una in più da darmi, perché la mia dell'anno scorso si è rotta. Comunque qua all'interno ho messo tutti i solari di questa borsetta termica di Farmae, che mi era arrivata. Ho messo tutti i solari, cotton fioc, elastici, mollettine, giochini di Edo, che li ho messi dentro tutti a questo secchiello. Gli ho messo una pallina, la paperella che lui usa tanto in piscina, insomma vari giochini. Poi ho portato dietro le crocchette del cane, che se non bastano poi le acquisterò là, delle fette vasa, perché vabbè, ne ho tante là, quindi ho detto le travaso, dato che io comunque sarei ancora a dieta. Però non è che tutte le sere sto a dieta, però quando mangiamo in appartamento, perlomeno invece del pane, mangio queste. Il pane integrale perché era pieno, e poi Edoardo la mattina, magari siamo in macchina così per fargli sgranocchiare qualcosa, ho queste. E poi devo ricordarmi di togliere dal frigo le focaccine dell'Esselunga che gli avevo preso. Ormai questo video mi serve a me più che altro per ricordarmi le cose da fare. Invece qua dentro, adesso vi faccio vedere che cosa ho. Le deve mettere ancora mio marito. Ho messo tutti i miei costumi, reggiseni e 2 cuffie, perché non ricordo se in campeggio serva, credo di sì, quindi ho preso 2 cuffie, una per me e una per mio marito.
E questo sempre di Tiger è la Traverse Size, la bustina, quella che vi ho fatto vedere prima, ma in versione un po' più grande. In questa bustina, sempre perché io devo essere organizzata, nel senso che queste due le tengo davanti, al guidatore poi, perché, quando mi serve qualcosa, tipo Edo ha fame, Edo vuole un pezzo di qualcosa, è tutto lì, non lo mettiamo assolutamente in baule. Stessa cosa per questo, io so che questo contiene tutte le sue cose e quindi lo metto davanti. Praticamente ho preso i biberon, ne ho presi tre, anche se ne devo aspettare un altro da mia mamma, che me ne dia un altro perché mi serve un'altra tettarella di scorta. Poi ho preso e frutta che mi era avanzata qua a casa, una frutta mela banana, una solo mela, eccetera. Poi ho preso dei succhi, perché lui beve il succo, dei Fonsi, delle merendine che gli avevo preso queste qua, banana, mela, biscotti e mele, un biberon per l'acqua, e poi vabbè, ho gli altri che stanno asciugando da mettere qui dentro. E basta ragazzi, questo è un po' il contenuto. Dato che voi mi vedete in pigiama, ma perché ho fatto un riposino oggi perché sono stanca, poi se devo stanotte comunque saremo svegli a guardare Edo, alternando, magari mi alterno con mio marito per guidare. Adesso mi faccio la merenda insieme a voi e intanto vi racconto una cosina, più di una cosina che mi è successa oggi. Vado di là a farla perché qua non ho la tovaglia. Ah, parentesi, devo anche ritirare i panni. Ho fatto l'ultima lavatrice perché sennò poi, anche se c'è poca cosa, poche cose poi puzza, quindi ho detto facciamo l'ultima lavatrice. Adesso vi posiziono e vi racconto. Allora, praticamente volevo aggiornarvi, tanto lo provo, è della Camille. Vediamo com'è. Buono. Non è ancora solidificato, al 100% però buono. Adesso vi racconto. Allora, non giro vlog più o meno da 2 settimane. Sì, perché infatti oggi è l'11, quindi è più o meno 2 settimane. Nel frattempo cosa è successo? Lunedì, che da lunedì è rimasto in ferie mio marito, ho deciso di iniziare a fare questo borsone di Edo. Avevo posizionato tutto qua sulla scrivania perché ho detto nei momenti morti inizio a tirar fuori le sue cose in maniera tale che poi devo solo mettere nel borsone. Infatti avevo fatto così. Quindi stamattina è stato tutto molto comodo per inserire poi dentro qua, ho fatto davvero veloce. Avevo dimenticato qualcosina, ma davvero poca roba. Cos'è successo? Niente, questo borsone avevo in quei mobile là che conoscete, quello lì verde. Io per pigrizia non ho mai voglia di andare a prendere la scala che si trova sul terrazzo dalla parte della nostra camera. Quindi cosa ho detto? Era anche mio marito, per fortuna in casa. Ho detto, mi arrampico e prendo il bussone, cosa ci vuole, di solito lo faccio sempre. Peccato che la mensola ha ceduto, quindi io sono caduta, sono rimasta aggrappata con le mani alla mensola superiore e mi ha ceduto, però mi sono cedute le gambe, quindi ho un livido pazzesco sul ginocchio. Infatti ho detto no. Non dirmi che parto, che non riesco a piegare il ginocchio, che mi si gonfia. Io non sono una che ha la prontezza subito di mettere il ghiaccio. Invece mio marito mi dice siediti, tranquilla, ti do il ghiaccio e va a posto. Anche perché, sinceramente, ragazze, se non ci fosse stato mio marito, dovevo correre dietro a Edo, quindi il ghiaccio non è che potevo stare lì sul divano col ghiaccio. Invece è andata bene. Oh, davvero, non si vede neanche, ho proprio una bozza con il livido, ma poca roba. E quindi, vabbè. Poi, niente, avevo fatto poi un'altra disavventura. Avevo fatto le unghie perché ormai nel mio vlog ci sono sempre disavventure. Avevo fatto le unghie delle mani, ma la mia stessa ovviamente non aveva tempo di farmi i piedi. Avevo lo smalto rosso, quindi ho detto, sta male lo smalto lilla sulle mani e sui piedi rosso, quindi facciamo un colore tenue. Guardato un po' gli smalti che avevo, in realtà avrei dovuto fare anche la pedicure, quindi ho detto vabbè, prima di cambiare lo smalto facciamo la pedicure, che io tra le parentesi sono una frana, più che altro che ultimamente da quando ho Edoardo cerco di fare più cose possibile nel minor tempo possibile, invece sbaglio, dovrei fare
più con calma, più cose, più lentamente. Ma io sono fatta così, c'è poco da fare. Quindi, cosa faccio? Mi metto, intanto che era con lui al parco, poi nel frattempo che mi stavo facendo i piedi, loro sono tornati, lui è venuto in bagno a trovarmi, mi morsicava la spalla, io nel frattempo facevo i piedi, un casino. Ho deciso di iniziare a farmi sta pedicure guardando un pochino i video fai da te su YouTube. Vedevo che più ragazze utilizzavano quella specie di lametta bisturi. Magari poi ve la lascio qua così vi capite di cosa sto parlando. Vabbè, io inizio la parte qua, laterale del piede. Arrivo qua, ragazzi, mi affetto il tallone, ma me lo affetto davvero. Adesso non so se riesco a farvelo vedere, vediamo. Guardate, ma un male, ragazze, allucinante, non riuscivo più a camminare. Mi faceva molto più male che il ginocchio, ma molto più male, ragazzi, cioè un male allucinante. Tra l'altro poi non ho neanche finito la pedicure, perché poi mi faceva troppo male. Ho messo lo smalto nude, quindi quello ce l'ho fatta. E poi, dato che mia mamma stamattina ha portato Edoardo da mia mamma, gli ho detto: riesci a trovare un modo per tagliarmi quel pezzo di pelle che mi avanzava? Lei con calma è riuscita perché aveva dietro un casino, il rullo della dottor Schultz, limetta, presa riccione, una super lima che mi ha reso i piedi non morbidi di più. Mi ha fatto un po' il bagno con il bicarbonato. Ho i piedi decenti, diciamo così. Prossimo anno estetista prenotata un mese prima. Quindi così. Ragazze, il budino è finito. Quindi adesso vado a rimettere tutto nella valigia perché volevo farvi vedere comunque. Non volevo finire video senza salutarvi, anche perché vi avevo promesso un ultimo video prima di rivederci poi a settembre. Quindi niente, questo è un po' il tutto. Mi dispiace di non farvi salutare da Edo, che è dalla nonna, ma comunque lo vedrete a settembre che si sarà fatto un grande ometto, perché ormai quando lo vedrete no, non avrà ancora. Non avrà ancora 11 mesi, ma ne avrà 10, sì, avrà 10 mesi compiuti. E niente, ragazzi, noi speriamo di non beccare coda, pregate per me di non trovare coda, perché io è una cosa che odio in autostrada, beccare coda, se non altro se fossimo io, mio marito e il cane un conto, perché ovviamente verrà anche Leo, ma col bambino preferirei davvero evitare code, non mi interessa, parto anche 7-10 ore prima, perché tanto la destinazione dove dobbiamo andare da noi dista 4-5 ore, però l'anno scorso abbiamo beccato tantissima coda e tra l'altro io avevo anche il pancione e stare tutte quelle ore sotto al sole, anche se si ha l'aria condizionata in macchina, è davvero una rottura. Quindi niente, questo è quanto, vi mando un bacione grande, spero che comunque nel mio piccolo questo video vi abbia fatto compagnia. Ci vediamo a settembre con dei nuovi video e se vi va vi invito sempre a lasciare un like, un commentino e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, buone vacanze a tutti per chi andrà. Ciao!